Robert Spignola da Trivigno a Hollywood, è un po' il percorso che intende intraprendere anche la F9? Lo prendo come un bellissimo auspicio, in realtà noi basta come F9 fare lo stesso percorso a livello di entusiasmo e di profondità della ricerca. Quando ci siamo imbattuti nella storia di Robert Vignola, la prima cosa che abbiamo capito è che è una storia da raccontare, perché è la storia di un sognatore, di una persona che ci ha creduto e di una persona che è stato un innovatore, perché ha saputo cambiare, se non proprio alcune dinamiche, sicuramente alcuni schemi del cinema muto hollywoodiano. Il cinema muto che ancora affascina non solo gli addetti al cinema, gli addetti al settore, ma anche il pubblico più vasto. Però è una grande scommessa portare il cinema muto nei piccoli borghi della Basilicata, anche qui una grande sfida. In realtà il cinema muto ha sicuramente un pubblico affezionato, e il pubblico affezionato del cinema muto è un pubblico vasto. Dicono che sia un pubblico di nicchia, in realtà è semplicemente forse un pubblico che ha, come dire, un'abitudine a un certo tipo di fruizione, il che vuol dire che questo tipo di fruizione può essere allargata e aperta, anche portata su altri pubblici. Sì, è una sfida sicuramente parlare di cinema muto oggi, in realtà è una questione di educazione. Farlo in un piccolo centro, come la lezione di Pordenone ci ha insegnato, e quindi provare a farlo a Trivigno, significa darsi una chance. In questo l'amministrazione, con la Lucana Film Commission e il sostegno della Regione Basilicata, sono stati lungimiranti. Il cinema muto può essere, la storia di Robert Vignola ovviamente come veicolo di partenza, il cinema muto più in generale, può essere un vettore per veicolare pubblico e quindi animare e far rivivere anche una comunità piccola e soltanto apparentemente periferica come Trivigno. È parlato di un progetto in divenire, invitando le persone a seguire la pagina Facebook di F9 e il sito. Progetto in divenire, quindi i prossimi step si possono annunciare senza spoiler? Senza fare spoiler, sicuramente proseguiamo nella ricerca, perché già per lavorare a questo primo evento ci siamo imbattuti in una quantità di materiale enorme, ma anche straordinariamente bella. Locandine, film, immagini, persone che hanno studiato e che quindi sono capaci di raccontare pezzi inediti di questa storia. Andremo avanti nella ricerca, faremo di tutto, ovviamente sempre con il comune a fare da supervisore, e con la Lucana Film Commission e la regione andremo avanti nel tentativo di costruire un link quanto più stretto possibile con Pordenone, con le giornate del cinema muto e con la Cineteca del Friuli, per portare quella magia qua in Basilicata.